Buongiorno a tutti e benvenuti al TG regionale e meteo regionale Friuli Venezia, scusate, TG Sport di Radio Giro d'Estero e Radio. Il TG Sport, come al solito, le notizie del TG Sport sono sempre aggiornate sulla nostra sport regionale, sport internazionale e sport nazionale, cioè quello regionale e locale. Ho tante notizie da darvi. Ma soprattutto vi ringrazio sempre per l'ascolto da AudioVisualDev R1 e sta radio. Andiamo a vedere che cosa è successa questa mattina nello sport nazionale internazionale e poi delle regioni, ma prima volevo leggere quella regionale, dai, facciamo uno sgarro. Sport Tutto Udinese, Udinese, Velasquez col fiato sospeso per il Napoli aspetta il rientro dei nazionali. La nazionale, Lasagna è la prima emozione azzurra, il sogno di un bambino che si realizza, dice. La storia, la fidanzata orgogliosa scrive al giornale. Vi racconto Claudio, il bomber mondiale. Andiamo a vedere le notizie invece di sport nazionale e internazionale. Sta avvicinando ormai la lunga vigilia del derby. Si sta avvicinando tra Inter e Milan. I rossoneri sono in vantaggio dopo le nazionali. Infatti inizia la lunga vigilia del derby. Notizie dei mondiali di donne. Arriva il primo KO delle azzurre, ma è indolore. Vince la Serbia 3-1 ed è prima nel girone. La sconfitta che fa male. Ma Zanti dice bene far riposare Silla. Sono contento di Pietrini. Pietrini. Vi ricordate 50 anni fa? Beh, chi è a quell'età lo sa. I giochi olimpici erano segnati da un gesto che segnò veramente le Olimpiadi del Messico, dove i due statunitensi avevano alzato il braccio col pugno chiuso in alto. È stato un segno proprio da Black Power. Tennis. Novak Djokovic è un altro colpo di racchetta armata. Il primo di Nadal è nel mirino. Il primato. Notizie invece di altro. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere, andiamo a vedere, andiamo a vedere. Calcio. Champions al vetriolo. Le parole di Maradona su Messi? Meglio che Diego stia zitto. Notizie nei giornali sportivi, del web e altro ancora. La Juve punta De Ligt. Niente su Palacios. Milan rinnova per Cutrone e Bonaventura. Altre notizie ancora. Usain Bolt, come dicevo, niente Milan. L'offerta per giocare in Europa arriva da Malta. Pensate un po' voi, quindi che cambiamento. Appena arrivato adesso in redazione della notizia. Il modello di volley sarà l'Italia che sfiderà le campionesse olimpiche della Cina in semifinale. Notizie invece di altro, andiamo a vedere, andiamo a vedere, andiamo a vedere. Si profila un derby tra Inter e Milan per Biraghi, parliamo sempre di calcio al mercato. Fiorentina chiede 20 milioni. Olimpiadi giovanili, la ginnastica artistica chiude col botto, oro al corpo libero. Notizie di colpaccio della National League di ieri sera. Il colpaccio dell'Inghilterra. Gli inglesi passano 3-2 in casa della Spagna di Luis Enrique. La Svizzera invece vince in Islanda che retrocede in Lega B. Dzeko lancia la Bosnia con una doppietta. Tour de France, Nibali in procura per la denuncia al tifoso che causò la caduta al Tour de France. E non è poco. Andiamo a vedere altre notizie. Andiamo a vederle. L'MLS, che cuore gelata di Miami, ha fatto una visita a sorpresa ai ragazzi thailandesi intrappolati nella grotta. Bella, bella cosa, bella iniziativa. Eurolega, 3 giorni di fuoco tra Real Madrid e Olympiacos. I precedenti con Milano fanno paura. Andiamo a vedere altre notizie.
parole che sono venute fuori dall'incontro di ieri dell'Italia, che è andata della Federazione Italiana, che è andata al Quirinale, dove per festeggiare i 120 anni della fondazione del CONI italiano. Mancini dice: il Portogallo è superiore a noi, ma speriamo di batterlo a Milano. Chiellini ancora dice: siamo degli esempi per i bambini, prenderemo per mano la nuova generazione. Ceferin dice ancora: servono gli stadi moderni. Il mio amico Andrea Agnelli ha capito prima di altri. Diciamo che ha tirato una frezzatina. Notizie, 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 notizie del nuoto. Morini rivela il programma dei suoi atleti, detti falconieri, in gara dal 28 ottobre. Bella la Italia dell'Under 21, che basta solo un tempo, 2-0 alla Tunisia, decidono Parigi e Ken. Altre notizie. La Formula 1, Mick Schumacher, il figlio di Michael Schumacher, il predestinato della Formula 1, che non ha prete di crescere, vuole crescere con calma, senza premura, senza bruciare le tappe. Atletica, Carmelo Buschi vince il bronzo del lancio del peso, Finocchietti invece il miglior europeo della marcia. Parliamo sempre delle Olimpiadi giovanili. Andiamo invece a vedere le risultati che siano molto interessanti nel nostro sport internazionale nazionale. Dopo la National League, nella Lega A, l'Islanda ha perso contro la Svizzera per 1 a 2. La Spagna ha perso 2 a 3 contro l'Inghilterra. Nella Lega B, la doppietta di Dzeko porta alla vittoria contro l'Irlanda del Nord per 2-0. Nella Lega C, la Finlandia ha vinto 2-0 sulla Grecia e l'Estonia ha pareggiato 3-3 contro l'Ungheria. Lega D invece, Lussemburgo ha vinto 3-0 contro San Marino e la Bielorussia ha pareggiato contro la Moldavia 0-0. Andiamo a vedere per curiosità, eh? Andiamo per curiosità. Allora, nel gruppo A, cioè nella serie A, Lega A, gruppo 1, la Francia in vantaggio di 4 punti dietro all'Olanda e ce la giocherà proprio stasera contro la Germania, la Francia. L'Ucraina è in netto vantaggio sulla Repubblica Ceca e Slovacchia, l'Israele è in vantaggio sulla Croazia e Albania. Poi la Georgia è netto in vantaggio sul Kazakistan, Lettonia e Andorra. E quindi, che dirvi? Non ci sono grandi novità. Pensavo meglio, pensavo in qualcosa di più. E invece, non ce ne sono grandi coglioni. No, a parte gli scherzi, andiamo a vedere nella Lega A. Allora, la Lega A, andiamo a vedere che nella Lega A è divisa in tante maniere, quindi è un po' difficile capire come spiegarvelo. Vabbè, ve lo spiegherò prossimamente su questa rete. Invece, andiamo a vedere un'altra cosa, che era un altro risultato che volevo leggervelo. Il basket di serie A2, ieri Forlì ha vinto all'Extremis contro la Verona, si perde 67 a 65. Invece le amichevoli, la Croazia ha vinto 2-1 sulla Giordania, l'amichevole, nazionali, Kuwait ha perso 4-0 contro l'Australia. Invece questa notte c'è Corea del Sud contro la Panama. I mondiali di donne, dicevamo, del terzo turno, ormai siamo alle semifinali, dove si sa già, e
Adesso ve lo racconto già. L'Italia ha perso contro la Serbia, ma giocherà contro la Cina venerdì questo alle 9:10. Notizie della UEFA Nations League, programmazione di questa sera. Alle 20:45 sarà Francia contro Germania. Vedremo se la Germania forse retrocede in Serie B, ma non si sa. Lega B, l'Ucraina giocherà contro la Repubblica Ceca alle 20:45, allo stesso orario anche l'Irlanda contro il Galles. Lega C, la Slovenia giocherà contro il Cipro e invece la Norvegia giocherà contro la Bulgaria, sempre allo stesso orario alle 20:45. Nella Lega D invece alle 16 Kazakistan contro Andorra, alle 18 Armenia contro Macedonia, invece alle 20:45 Lettonia contro Georgia e Gibilterra contro Liechtenstein. Andiamo a vedere le amichevoli, si stanno già giocando. Amichevoli nazionali, la Cina sta vincendo 1-0 sulla Siria. A 17:30 invece, Oman contro Ecuador. Alle 4, scusate, il Giappone ha vinto ben 4-3 contro l'Uruguay. Mazza, che partitone! Invece alle ore 20, lo chiamo il derby del Sud America, cioè Argentina contro Brasile, ed è un amichevole, ma sapete che è un amichevole loro lì, non è mai. Invece 20:45 Belgio contro Olanda, poi allo stesso orario Svezia contro Slovacchia e ancora allo stesso ora Danimarca contro Austria. Andiamo a vedere notizie del basket di Eurocup. Il Galatasaray giocherà alle 19 contro Brescia. Nella Champions League di basket, il Segafredo Bologna giocherà contro Unstens alle 20:30. Come dicevo, i mondiali di donne di pallavolo, l'Italia ha perso per 3-7-1 e invece la Cina ha vinto per 3-7-1 contro l'Olanda, mandando a casa l'Olanda, mi sa, o mi sbaglio. Andiamo a vedere. Sono curioso, scusate, ma sono curioso. Ah, non sono stato ancora in messa. Però si sa che giochiamo bene. Almeno quello sapevo. Scusate, ma la curiosità è normale averla nello sport. Per chiudere, vi invito a sentire questa notizia dell'amichevole per domani. Nazionali, Stati Uniti giocherà contro Perù all'1:30 di notte, alle 2:30 di notte, ora italiana, Costa Rica contro Colombia e invece alle 3:45 Messico contro Cile. Ecco, di calcio. Basket, invece Annadolu giocherà contro Giankli Anacaunas alle 19, 19:45 Venezia contro Khimki, parlo di basket, Eurolega. Bascogne contro Olimpico alle 20:30, invece Mani Milano giocherà contro Real Madrid alle 20:45. Vi parlo anche della NBA, immancabile NBA, è Boston Celtics contro Philadelphia alle 2 di notte. Invece Golden State Warriors giocherà alle 4:30 di notte contro Oklahoma City Thunder. Poi c'è l'Eurocup, il Kazan giocherà contro Fiat Torino alle 19. Invece c'è Champions League. C'è la Rennes contro Avellino alle ore 20. Bene, mi pare non avete dimenticato nulla. Allora vi ringrazio per l'ascolto. Ci sentiamo domani e buon proseguimento di sport a tutti voi della settimana. Ciao ciao!